Ciao, sono Giulia Verziaggi e sono un'ostetrica libera professionista. Un'ostetrica per terra su di un tappetino. Come mai, ti starei chiedendo? Non so se lo sai, ma l'ostetrica è anche quella figura sanitaria che può occuparsi di educazione alla salute, di prevenzione, di cura individuale e collettiva. E io, ormai da qualche anno, ho fatto di questo aspetto il centro del mio lavoro. Propongo nel nostro territorio corsi e percorsi individuali dedicati alle famiglie che stanno aspettando un bambino o che lo hanno appena avuto e a donne di tutte le età che decidono di rimettersi in ascolto del proprio corpo attraverso la ginnastica e la rieducazione funzionale del pavimento pelvico. Ecco perché oggi mi trovo qui, su questo tappetino, per proporti a distanza un semplice percorso sensoriale che ti può aiutare a rilassare e togliere le tensioni dal tuo corpo e dal tuo pavimento pelvico. In questi giorni, infatti, di difficile passaggio per tutti noi, se provi emozioni di paura, frustrazione, rabbia, entrano in tensione anche le varie parti del tuo corpo. Ecco che un mal di schiena che prima non avevi o che non avevi da tempo torna a farsi presente. Una tensione al collo non ti fa più dormire, oppure alcuni sintomi di un pavimento pelvico che non funziona come dovrebbe tornano a bussare con più insistenza. È fondamentale dunque mettersi in ascolto e, sfruttando un semplice strumento che è la nostra respirazione, possiamo sciogliere le tensioni che si stanno accumulando nel nostro corpo. E ora cominciamo! Per questo percorso sensoriale hai bisogno di un tappetino o di un tappeto bello spesso. Distenditi su di esso e, passando per il fianco, portati a pancia in su. Piega le gambe e posiziona i piedi sotto le ginocchia. Allinea le ginocchia alle anche e alle spalle. Il capo è un po' più lontano dalle spalle e le spalle sono rilassate. Il tuo bacino appoggia bene a terra. Porta il coccige un po' più avanti e il pube un po' più in su, in modo da rilassare bene la tua schiena e togliere un po' di spazio sotto la curva lombare. Ora preparati, appoggia le mani sul tuo addome. Prendi aria, inspira e lascia che, quando entra l'aria, il tuo addome si distenda, si sollevi. Si espanda. Butta fuori l'aria e espira e ascolta cosa accade al tuo addome. Di nuovo, inspira ed espira. Quando espiri, senti che il tuo addome rientra un po', si abbassa. Ora, aiutati a concentrarti e chiudi gli occhi. Inspira ed espira. Mentre lo fai, concentrati su ciò che sentono le tue mani, su ciò che senti tu. Abituati ad ascoltare il tuo corpo, a prendere aria e ad osservare cosa fa il tuo addome, la tua curva lombare, la zona perineale alla base del tuo bacino. Abituati a creare un ponte sensoriale tra le varie parti del tuo corpo. Ora ti invito a prendere confidenza con una respirazione più alta e con la inspirazione toracica. E per farlo devi appoggiare il dorso delle mani ai lati della gabbia toracica, così. Rimani nella posizione distesa a pancia in su, con le gambe piegate e i piedi ben appoggiati. Le mani ai lati delle costole. Inspira. Prendi aria e senti come le costole si muovono. Ora espira. Alla prossima ispirazione esagera un po'. Prendi più aria e lascia che la gabbia toracica si espanda, premendo lateralmente sulle tue mani. Lascia che lo sterno si sollevi. Poi libera il tuo respiro e lascia che l'aria esca dai tuoi polmoni. Dedica un momento della tua giornata ad eseguire queste semplici respirazioni.
ti aiuteranno a metterti in ascolto del tuo corpo, ad ascoltarne in particolar modo le tensioni e a rilassarle. Ne trarrà beneficio anche il tuo pavimento pelvico e se vuoi distenderlo ancora di più, puoi eseguire queste respirazioni in posizioni in cui il tuo bacino è un po' più sollevato. È sufficiente infatti appoggiare il tuo bacino su di un cuscino, oppure portare le gambe più sollevate, con i piedi appoggiati al muro o le gambe sostenute da una sedia o un divano. E ora tocca a voi. Vi auguro un buon allenamento, una buona respirazione e un buon ascolto di voi stesse. A presto!